scalore. Sono tanti romantici, però finisce sempre, sono tutti così prevedibili. Uno, dico uno diverso dagli altri, uno che ti rispetti. Alla fine non sentono neanche quello che dici. Sono subito la testa lì, proprio lì. Voi non avete questi problemi. Non c'è nessuno che vi salti addosso. Quasi di sentire il suo profumo. E ti piace? Sì, è meraviglioso. Sì? Sì. Adesso ho come l'impressione che lei stia accarezzando i capelli. Sì? Sì. Ora sento le sue dita che mi sfiorano il viso. Sì? Sì, ed è fantastico. Oddio! Dai, lei. Ah, sì, sono io. Non ci davamo del tu? Ah, già, sei tu. Grande. Sei un ragazzo molto volenteroso e dotato. Sei sempre l'ultimo ad uscire. Ed il primo ad entrare. Dove? In ufficio. Sei bravo, sai. Sì? Guardatevi che cosa è questa! La faccia di una donna che ha conosciuto l'uomo della sua vita! L'anima gemella! È bello, affascinante, ricco di famiglia. Si chiama Alberto, hai lavorato un solo giorno in tutta la sua vita. Allora è proprio la tua anima gemella. E questa sera non mi ha sfiorato neanche un dito. Sei sicura che non abbia fatto quelle cose tipiche degli uomini, velocissime, che neanche te ne sei accorta, tipo zazza? No, 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 siamo rimasti tutta la sera a parlare. E Davide, non prevedibili? Lui è un tipo originalissimo. Innanzitutto, niente ristoranti super lusso, ma un posto semplice, alla buona. Praticamente una vecchia. Eh sì? E se penso a quello che ho mangiato, mi viene da vomitare. Non sono così felice. È un posto misto tra il vintage e il bucolico. Sui tavoli c'erano delle bellissime tovaglie a pois. O forse erano anche l'unico. No? Non lo so. Comunque, il pezzo forte erano i camerieri. Avevano queste mani grosse, virili, nere. Di colore? Sì. Non dico i camerieri, erano di colore. No, sporchi. Carlotta, ascolta qui. E poi il pezzo forte è arrivato quando viene il conto. Ed Alberto incomincia a fissarmi dritto negli occhi. Ed è a questo punto che viene fuori la verità. Ha la carta di credito scaduta. No. Ha dimenticato il portafoglio a casa. No. Lui mi rispetta, mi rispetta. Ho capito. Hai parlato tu. No, mi ha fatto metà. Ad Alberto è così ricco che per non far pesare la sua posizione sociale sugli altri ha preferito una serata low profile. Non so cosa sia, ma sono malissimo. Suona perfetto invece. Talmente un uomo di classe e uno che si abbassa sui tempi. Sarà forse il suo background internazionale. Sai, lui ha studiato in tutte le scuole del mondo. Sì. È andato negli Stati Uniti e lì le donne sono molto emancipate. Si pagano la cena da sole e se ne danno la macchina tornano a casa in taxi. E lui è tornato a casa in taxi? No, autobus notturno. Ancora più autonoma. Come una donna moderna, emancipata e adulta. A diario! Laura, ma tornare a casa a quest'ora di notte da sola è pericoloso. Io l'avrei costretto ad accompagnarmi a casa con la forza. Perché? Tu non avresti rischiato nulla. Metti con la marmellata di albicocca. Grazie. Ti piace l'albicocca? Sì, sì, anche la crema. Mi piace la tua semplicità, Davide. Sei una persona pulita. Sono quelli come te che si fanno strada nella vita. Grazie. Buon lavoro. Mamma? Sì, che c'è? Macchina. Come sta? Altra seratina romantica? Sì. Anche se ti confesso che questa sera una partatina non mi dispiacerebbe stare. Non avete capito niente. Non ho toccato nessuno, neanche con un dito. E questo è il problema. Metto. Chi è piccone? Non succedere, nemmeno stasera. No. Cosa spende a fare tutti quei soldi in lingerie? Non capisco. Capisco la delusione, ma non è che ti devi far tastare per ammortizzare i costi. Ah, proprio niente. Arriviamo ad una festa. Io e Alberto usciamo e andiamo in ascensore. Assieme ad altre 10 persone, tutti così stretti, 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 io vicino a lui. E lui? E lui niente. Poi, dopo 3 piani, sento così, pum, me la mano sul culo. Ah. E dico, finalmente. Era un vecchietto. E uscendo mi fa anche l'occhiolino, così. E ha detto niente, in tutto l'ascensore è stato l'unico che non ha toccato neanche con
simili ce ne sono tanti. A me mi sono capitati, allora mi ricordo Cesare, che sembrava sempre che stesse per provarci e non ci provava mai. Poi dopo Alessio invece che parlava, però per fatti. E Stefano mi ricordo che... No, per la fine c'è tutto un po' interrotto. Sì? Ah, perfetto, ok. E ho detto, domani sera cena a casa sua. Beh, non farti perdonare. Veramente per non toccare il sedere. Chiedimi se ti fa una puntura. Anzi, più in carne che no. Ma che serve? Ah beh, senti, io volevo sapere se... Cioè, ma io, praticamente, ti interesso per le mie qualità professionali o per... Ah, vabbè, era così per sapere. Sì. Sì. Al nostro incontro. E a questa serata. Sai, Lara, quando sto con te non smetterei mai di parlare. Sono sicura che prima o poi smetteremo. Chi si è alzata la gonna? Non è lei che sale, è il mio corpo che deve salire. Il tuo corpo? Sì, questa cosa strizzata dentro i vestiti. Ah, sì. Certo che fra i timidi tu sei proprio il più timido di tutti, eh? Che ne dici se beviamo per scioglierci un po'? Magari dallo stesso bicchiere. E perché non è lo stesso? Ci sono tanti bicchieri qui, no? Hai studiato tanto, eh? E secondo me avresti bisogno di un bel ritrovo di anatomia. No, io sono un po' allergico per questi tipi di argomenti. Sei gay? Ma che gay? No, tale. Io amo le donne più di me stesso. Quindi ami anche me? Ma certo che ti amo. Anche perché stasera io vorrei... Sì, lo so, ho capito. Va bene, mi fai l'amore con me. Sapevo che prima o poi sarebbe successo. Sai... Io non sono una ragazza facile, però... Va bene, ok, se non mi senti mi arrendo. Dov'è la camera da letto? No, in camera da letto no. E in cucina? Sul tavolo? Stile il postino sono sempre due volte. Hai presente la scena con la farina? Oh, ce l'hai la farina? Laura, io non voglio fare lavoro con te. In che senso? Non so come spiegarti. Per me l'amore è un qualcosa di impalpabile. Non palpi? Sì, no... Hai presente Beatrice? Hai un'altra, lo sapevo. No, Laura, Dante e Beatrice, Tristano e Isotta, Romeo e Giulietta. Vuoi fare un'orgia? Il sesso è la rovina dell'amore. Ti aggiunge l'orgasmo? Forse sono io che sono un ragazzo d'altri tempi, un romantico, ma per me certi valori sono sacri. Per me il rispetto è tutto. E mi vuoi rispettare anche stasera? Sempre, sempre, sempre. Anche perché tu... Io? Laura, tu sei proprio una bella persona. Una bella persona? Sì. Caffone! Va a dire bella persona tua sorella. Perché? È proprio questo il problema. Ufficio e sesso non stanno bene. Siamo sempre fallimati. Non voglio mischiare lavoro e vita privata.